Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Ecco, Gesù, durante la sua missione fra noi, quando era in mezzo a noi fisicamente, manda anche i suoi dodici in missione. Erano pronti, erano preparati, avevano capito tutto? Sicuramente no. Li manda però fiducioso, così come sono, con quello che avevano nel cuore e con nient'altro. Infatti li manda senza niente. Ordinò loro di non prendere per il viaggio se non un bastone, non portarsi viveri, non portarsi denaro, non portarsi vestiti di ricambio, cioè andare nella povertà dei mezzi affidati, diremmo noi, alla provvidenza, al buon cuore della gente, affidati al sostegno di chi li avrebbe accolti e anche pronti a non essere accolti, perché dice: se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, quindi è previsto che non tutti battano le mani alla missione, che non tutti aprano il cuore e la porta di casa. Ma il rifiuto non deve fermare la missione. Allora andarono, partirono. Cosa fanno? Proclamano la conversione, cioè il cambiamento della vita, che deriva dall'incontro con l'amore di Dio. Dio ti ama. Puoi cambiare vita, puoi diventare una persona migliore. Scacciavano i demoni, cioè combattevano il male, combattevano il demonio in tutte le forme, il male che sta dentro il cuore, questa è la conversione, il male nei rapporti tra noi, le opere del demonio che ci dividono sempre, e stanno vicini ai malati, li guariscono, li ungono con l'olio, un segno antichissimo che poi è diventato per noi l'unzione dei malati. Ecco, cioè Gesù manda loro e noi, ci coinvolge nella sua missione, nel suo annuncio di amore e di conversione, nella sua lotta contro il male, nella sua solidarietà e vicinanza con i sofferenti. Anche noi siamo mandati in missione, perché come diceva una grande donna del secolo scorso, Madeleine Delbrel, il cristiano o è missionario o è dimissionario. Ecco, la missione non è il proselitismo in stile Testimoni di Geova, per cui vai a suonare tutti i campanelli. La missione è vivere un intenso rapporto con Gesù e far sì che la tua vita susciti domande, sia attrattiva, che la tua vita e la vita delle nostre comunità sia una parola fatta così, di annuncio, di conversione, di liberazione, di vicinanza, perché tante persone possano incontrare l'amore di Dio anche attraverso di noi.